io non mi sento un'infermiera killer, io ho sempre fatto il mio lavoro perché con passione. Così parlava nel 2016 l'infermiera Fausta Bonino, 57 anni, e anche in queste ore, con la fine delle indagini, si proclama innocente. Ma per la Procura di Livorno resta lei la principale responsabile di 10 morti sospette all'ospedale di Piombino. Il PM ha chiuso le indagini sugli strani decessi avvenuti tra il 2014 e il 2015 nel reparto di rianimazione del Villa Marina. La Bonino rimane accusata di omicidio volontario aggravato. Avrebbe pianificato la morte di 10 pazienti somministrando dosi letali di eparina, un farmaco anticoagulante che avrebbero causato emorragie fatali. Risulta indagato anche il primario del reparto per omicidio colposo, limitatamente però alla morte degli ultimi 3 pazienti. Nessuna complicità con l'infermiera, ma non avrebbe vigilato correttamente sul personale sanitario. All'inizio della vicenda erano 14 le morti sospette, ma 4 sono state archiviate, mentre negli altri 10 casi per gli inquirenti emergerebbe un collegamento tra l'iniezione di eparina, i pazienti deceduti e la presenza della Bonino in reparto. 3 anni di indagini scanditi da perizie, rinvii e ricorsi. Ora per la Procura di Livorno si va verso la richiesta di rinvio a giudizio e Fausta Bonino si dice pronta a ricorrere fino alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Non avrei mai potuto fare una cosa del genere, mai.